tutti, buon 2018 e benvenuti sul mio canale. Siamo qua con il video per la decorazione agenda. Allora, la mia agenda ormai la conoscete perché l'abbiamo costruita insieme, è questa che ho fatto utilizzando la carta della Webster Pages. L'interno, vabbè, l'avete già visto negli altri video, per ora non ho fatto setup e non ho dentro né ancora nessun foglio, perché andremo a riempirla settimana con settimana. La metto un attimino da parte. Allora, i fogli che vado ad utilizzare sono fogli abbastanza spessi, sono da 160 grammi, li ho presi apposta spessi perché voglio fare i miei refill utilizzando i timbrini, i clear stamp, e passavano sul foglio, quindi su quelli da 80 grammi passavano dietro, quindi ho optato per acquistare questi da 160. Sono puntinati, non so se riuscite a vedere, io per fare i puntini ho stampato praticamente sul foglio A4 i puntini fronte e retro e poi li ho tagliati a metà, che sono il formato della 5. Allora, oggi andremo a decorare la prima settimana di gennaio, quindi ci servono due fogli. Ho creato anche una dashboard e praticamente questo è un disegno che ho fatto con l'iPad Pro e l'Apple Pencil, quindi è un disegno digitale che poi ho stampato. Se volete vedere il disegno digitale, nel pallino vi metto il link al video dove ho disegnato questa fashion girl che sta leggendo un libro con una tazza di cappuccino, caffè. Quindi questa sarà la mia dashboard del mese di gennaio. Ho pensato ogni mese di fare una dashboard disegnata da me ed inserirla appunto mese con mese, quindi non voglio fare tutto l'anno addirittura e metterlo in agenda, lo faremo mese con mese, e per me gennaio l'ho rappresentato con questa immagine, ripeto, disegnata da me. Allora, dato che la decorazione sarà fatta sulle due pagine, una di fianco all'altra, sulla prima pagina andrò a realizzare il calendario del mese di gennaio, quindi tutti i giorni del mese di gennaio. Per farlo utilizzeremo i timbri, i clear stamp, e io avevo comprato questi della Scrap It Design, che sono appunto la collezione calendario, dove ci sono tutti i mesi dell'anno, i giorni della settimana. Poi qui vabbè c'è mattino, sera, pomeriggio, anno, mese, settimana, giorno, estate, autunno, inverno, primavera. E poi il calendario, quindi da lunedì alla domenica con i giorni incolonnati. Adesso vedremo come fare e come andremo a realizzarlo. Scusate se non mi faccio vedere, ma sono raffreddata, sentirete anche dalla mia voce. Ho preso un mega raffreddore. Allora, quello che voglio fare quest'anno è decorare un po' in stile scrapbooking, quindi non solo facendo le decorazioni come ho fatto l'anno scorso, ma aggiungendo anche degli elementi di scrapbooking. Diciamo che io non sono capace, nel senso, comincio con voi, quindi diciamo che tento di fare scrapbooking, spero di riuscire. Allora, quindi iniziamo subito. Prendo il mio stamping tool. Prendo il foglio, vado a fermarlo e iniziamo. Quindi la prima parte è fatta, adesso andiamo a fare i giorni. Allora,
Il foglio è alto 21, quindi lo divido ogni 7 cm. I giorni sono 7, il sabato e la domenica vorrei lasciarli grandi, per cui farò lunedì e martedì più piccolini e mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Facciamo l'altra pagina, quindi il giovedì. Questa volta li metto però di qua, perché di qua ci saranno i buchi. Allora, inizio a decorare la pagina introduttiva. Nel to do vado a segnare le scadenze del mese. I compleanni, poi allora vado sempre con il washi. Vado a compilare i giorni, allora l'1 è di lunedì, questa scritta weekend me la sbaglio sempre, dimentico una E. Vabbè, passato col correttore, vediamo se riusciamo. Vado a fare i divisori del giorno con lo wash, con lo washi slim. Utilizzo questo glitterato oro e questo blu. La domenica appunto ho usato i due washi glitterosi. Vado a decorare con delle foto, e voglio andare a mettere delle foto dei miei regali di Natale. Allora, adesso vado a prendere il biadesivo spessorato e lo attacco dietro questo cuoricino, ok, lo voglio mettere come abbellimento su una foto, e anche questa scritta l'attacco in rilievo sopra la cornice dell'altra foto. Ok, allora la prima settimana di gennaio ho voluto decorarla con le foto dei miei regali di Natale. Questi li ho ricevuti dalle mie sorelle, ed è uno zainetto, un pigiama e questo cappellino sempre fatto da mia sorella con l'uncinetto, quindi fatto a mano. E qua voglio metterci, voglio scrivere,
questi sono i regali che ho ricevuto dalle mie amiche colleghe, che sono un alberello di Natale, un infusore del tè, una pochettina della Kiko con dentro un lucidalabbra, un lucidalabbra, una matita della Yves Rocher, un diffusore di profumo e un porta tovaglioli con su uno dei sette nani e due paia di calzini di Calzedonia. Qui sotto invece ho il mega regalone che mi ha fatto il mio migliore amico, ed è una baule di legno con dentro un sacco di caramelle e tutti questi oggettini per creare, e il grembiule di MasterChef con scritto il mio nome. E invece questo è l'iPad Pro e la Apple Pencil che mi sono autoregalata. Bene, andiamo a mettere tutto in agenda. Allora, apriamo la mia agenda. Anzitutto togliamo il segnapagina, quindi ho la mia dashboard in acetato, la mia copertina 2018, il mio vellum, la bustina qui che servirà appunto magari per mettere sticker, che la lasciamo in fondo. Quindi apriamo gli anelli. Il vellum che si intravede sotto la Fashion Girl, la mia dashboard, il riepilogo del mese dove ho il mini calendario del mese, i to do e i compleanni, e poi inizia la decorazione della settimana. Niente, spero tanto che questa mia decorazione vi sia piaciuta, a me piace tanto, anzi inseriamo dentro anche il segnapagina, così andiamo a recuperare dove siamo. Mi raccomando, spolliciate se il video vi è piaciuto, lasciatemi dei commenti per farmi sapere cosa ne pensate anche di questo nuovo metodo di decorazione. E niente, vi saluto e ci vediamo la prossima settimana con un altro video decorazione agenda. Ciao!